Picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video di Clash Royale. Sono cambiate veramente un sacco di cose dall'ultima volta che ci abbiamo giocato. Cioè, oddio, l'ultima volta che l'ho portato sul canale, perché io è un po' che ci sto giocando sul telefono. Direi di non perdere tempo, andare a fare una battaglia. Siamo subito con una principessa a destra. Le frecce per forza di cose, sennò prendiamo un sacco di danno, poi non va bene. Il deck comunque è il solito, quello che c'era anche le ultime volte che ho fatto i video. Non è cambiato di una virgola e lui c'ha il mastino lavico. Tutte le partite col mastino lavico io le perdo, perché per attaccare le truppe aeree io ho solamente il moschettiere, basta. E non è tanto il problema del mastino lavico, il problema sono tutte le altre carte. Qua noi abbiamo perso praticamente la torre. Ho detto, non riesco a contrastarlo io sto deck. Il deck del mastino lavico io non riesco a contrastarlo, è troppo forte. Cioè è troppo forte per il deck che ho io. Infatti lui mi farà pure questa torre subito. Provo col bombarolo a far qualcosa lì a destra, però non ce la faccio contro il deck del genere. Deck solo truppe aeree è impossibile da contrastare per me. A parte che non mi ha fatto neanche giocare la mia carta più forte. Provo a tirargli un minatore di là, però è impossibile per me vincere contro questo deck. Ok, una torre però gliela prendiamo. Una torre gliela prendiamo, almeno apriamo il baule della corona. Prima partita dopo mesi con una sconfitta. A parte che lui era livello 12, quindi era impossibile a prescindere. Ancora qua troviamo la leggendaria. No, nulla proprio. Comunque il deck un po' l'avete visto. Il deck è questo. Forte come deck, l'unica cosa è che non riesco appunto a contrastare quelle che hanno troppe truppe aeree. Dopo torre di cinghiali subito. E poi c'è la gente che c'ha sti deck, ma che palle, che palle. O deck aereo o gente che ti attiva subito la torre centrale. Sono questi due deck che incontro sempre. La cimitero, che palle la cimitero. Cimitero più veleno, persa pure questa, ve lo dico già adesso che questa partita è persa. Vado ancora con un... c'è già ancora la lapide. Io so come contrastargli la cimitero. Metto i barbari in base e la contrasto la cimitero per quello. Stregone di ghiaccio, no, stregone di ghiaccio non mi spaventa. È la carta che mi spaventa meno che ha giocato fino adesso. Gioca la tua cimitero, eccola. Tanto ci avrà pure la ghiaccio, perché sicuramente c'è la ghiaccio. Vai con deck del genere non abbia la ghiaccio? Ok, dai, per adesso non sta andando troppo... Cioè, ok, stiamo perdendo, ma non sta andando malissimo tutto sommato. Il problema è che lui mi ha fatto attivare la torre centrale, quello è un gran problema. Moschettiere e principessa. Sfera infuocata lì. Ok, grande che ha missato la tornado, quindi è un grandissimo. La torre non gli va giù, ma per veramente pochissimo. Lui gioca la cimitero, io rigioco i miei barbari in base mia a difendermi con tutte le forze che c'hanno. Ho giocato pure la veleno, ma non mi interessa sinceramente. Principessa a sinistra, minatore lì a destra, sfera infuocata, e questa partita la vinciamo, nonostante avessi detto che era una partita persa. Gli ultimi secondi proprio non li ho neanche giocati, perché tanto era una partita vinta. Prossima battaglia subito, non voglio perdere tempo. Altro livello 11, giochiamo subito la principessa a destra. Almeno se lui non è pronto, un paio di hit se ne porta a casa. 2 hit, 3 hit, andata di lusso. Minatore, se no tutto il vantaggio che abbiamo preso con quelle hit ce lo perdiamo. E in più magari, ok, non riesce a arrivare sotto torre, però ha dovuto giocare qualcosa per difendersi. E io qua me la gioco così. Sono abbastanza vicini, quindi il bombarolo riesce a hittare entrambi. Ho giocato quella palla di fuoco lì, secondo me è bruttissima. Infatti prendo un casino di danni adesso. Torre a 1087 di vita dopo neanche un minuto. Principessa, io penso che lui abbia qualcosa per contrastarmi la principessa. Ok, c'è quello, però io stavolta ho il moschettiere, non devo più sacrificare nessuna truppa. E non è neanche riuscito a hittarmelo. Minatore dietro la sua torre, così che... Ok, dimmi che hitti la torre. Grande, grande moschettiere. Grande moschettiere, torre presa. Subito 1-0. Ah, giocato così, potevo anche non giocarli, questi barbari, effettivamente parlando. Ma che brutta palla di fuoco.
prende veramente ancora un casino. Ok, non troppi danni, però ha perso ancora più di 1000 di vita la torre. Minatore lì nell'angolino, che sono riuscito a tirarlo bene, così almeno viene ittato solamente da una torre. E quasi quasi gli faccio pure quella torre, anzi senza quasi quasi. Torre presa. Io adesso gioco lì i miei barbari a difesa del moschettiere, vado con un domatore di cinghiali là a destra. Ok, perfetto, ha fatto il suo dovere. Doveva distruggere più scheletrini possibili. Lui tira quello Grider che neanche glielo cago. Tiro proprio i barbari in base sua. Lui mi ghiaccia, ma sinceramente non mi interessa. E queste sono tre corone, bitch. Tre corone. Tre corone. Disintegrato questo deck. E direi di farci l'ultima. Giusto per un livello 12 ci avrà sicuramente qualche deck contro cui sarà impossibile vincere. Però io vado di un minatore dietro la sua base e vediamo come si comporta. Eccolo lì, dà fastidio come carta più che altro. Bombarolo, non gioca nient'altro. Come immaginavo. Ho Grider al 12, ho Grider al 12 potrebbe far male. E lui con quei pipistrelli lì mi ha tolto tutte le truppe che avevo. Ok, vai, due tiri fa, no, una sola, ma mi accontento. Io vado di moschettiere, mi sta pure bene così. Minatore, lì nell'angolino come sempre, e lui tira le guardie. Le guardie sono un bel dito nel culo, eh. Che vabbè, però le guardie sono forti perché hanno lo scudo, una volta che gli to... Ecco, come fa ad avere tutto quel mana lui? Vai barbari, e quella torre lì distrutta proprio. Questa partita è persa, perché è persa, non ha neanche senso continuarla. Però, vabbè, vediamo un attimo se riusciamo magari a fare una coroncina per il baule della corona, anche se la vedo parecchio, parecchio dura. Perché lui c'ha un deck che è molto forte in attacco, in difesa non esageratamente, però in attacco è veramente devastante il suo deck. E poi c'è pure la zap. Anch'io perché l'ho tirato di là il domatore. Ho sbagliato pure io a tirare il domatore di là. Sì, porta a casa qualche hit, però avrei preferito mi portasse delle hit di qua, piuttosto che di là. Provo a vedere se riesco a prendergli la torre, giusto per non fare un fail clamoroso. Provo a tirare in mezzo alla mischia quel domatore lì, che gli va a hit in torre. Non so come gli è andato a hit in torre. Lo so, io probabilmente, no, senza probabilmente, questa partita io la perdo. E lo so già che la perdo. Se in più gioco quei barbari lì, io so già di perdere questa partita. Barbari là non ce la fanno a fare 4000 di danni in 2 secondi. Sapevo già di perderla anche perché l'avrei persa a prescindere. Ho preferito pushare per almeno fare una torre e arrivare a 5 su 10 per il baule della corona. Quindi ho fatto, sì, dai, un paio di vittorie, un paio di sconfitte. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like. Se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video.